Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'Anno Santo, a cura di Fabio Rosini. Liberazione. Il tema della liberazione è importantissimo, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. È il termine che diventa la salvezza, la liberazione, è però il essere liberati che può prendere un aspetto più interiore come liberazione dal peccato, ma più generalmente è globale, intende tutta la vita umana e usa due termini, il verbo ruomai che intende proprio essere liberati, ma il termine più comune è l'apolutrosis, che è proprio il riscatto, la liberazione di uno schiavo. È nella terminologia greca, che pesa tanto nella intenzione di quello che è detto nel Nuovo Testamento, il prezzo che bisognava pagare per uno schiavo perché fosse considerato libero. Era un prezzo ben preciso. Allora c'era questa idea che l'uomo avesse bisogno di un prezzo che venisse pagato perché lui diventasse libero. E questa è la verità. C'è un prezzo, c'è un peso che deve essere corrisposto, che deve essere dato, una realtà che deve venire a galla. Non c'è niente da fare. Finché non siamo amati fino in fondo, noi non siamo liberati. L'amore di Cristo, che ha pagato, diciamo così, il prezzo della nostra diffidenza, il prezzo del nostro peccato, il prezzo della nostra incredulità, morendo miseramente sulla croce e risorgendo da morte, mostrandosi così più potente della nostra opera contorta e erronea. Ecco, questo è il prezzo che ci libera. Noi siamo liberati da un Redentore che arriva e paga per noi il prezzo che noi non possiamo pagare, inserisce la nostra esistenza in una vita che noi non ci possiamo dare da soli. Ma tutto questo fa anche riferimento a un termine che nell'Antico Testamento era un termine collegato alla cultura tribale, per cui c'era un ben preciso soggetto della tribù che era il liberatore o goel, colui che quando veniva fatto un danno a qualche persona debole della tribù, andava a fargli vendetta. Ecco, Dio è il nostro vendicatore, ma questa vendetta non è contro uomini, creature, no, è contro la menzogna. Dio è colui che ci libera dall'oppressione, dal male che la menzogna fa nel nostro cuore, ci rende redenti e finalmente persone affrancate da una oppressione di buio che abbia nel nostro cuore. Dio è il nostro Redentore, la misericordia implica questo prezzo che il Signore Gesù paga per noi sulla croce.